One Podcast. L'era dell'iperintrattenimento con Renato Franchi. Buongiorno e buon weekend, buon sabato, un bel sabato di febbraio, 17 febbraio, e oggi qui al Caffettino, il nostro podcast daily che si occupa di intrattenimento. Io sono Mario Moroni, naturalmente, ma qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale parliamo oggi di streaming e in particolare di un'era che sembra essere quella di oggi, l'iperintrattenimento, perché non soltanto le piattaforme streaming fanno fatica a trovare il loro modello di business, ma anche noi consumatori stiamo cambiando e forse ci stiamo un po' stufando. Variety lancia questo bel articolo in cui parla di come Disney Plus ha perso 1,3 milioni di abbonati a causa dell'aumento dei prezzi, mentre le perdite nello streaming si riducono, per così dire, di 300 milioni di dollari. Ma facciamo un ragionamento più ampio, più vario, con un amico che torna qui al Caffettino. Nella puntata di oggi abbiamo Renato Franchi, Global Marketing Director di Come On, un'azienda veramente pazzesca che lavora nel mondo dei media. E quindi partiamo dall'inizio. Renato, questa è proprio l'era dell'iperintrattenimento? Che cos'è? Il concetto, diciamo, è molto semplice in realtà, ed è il fatto che stiamo vivendo in tempi che sono saturi di intrattenimento. Saturi al punto tale che vediamo costantemente notizie. Quella da cui siamo partiti è la notizia di Disney Plus, no? Quindi della perdita di abbonati e del tentativo di, diciamo, colmare le perdite con l'aumento dei prezzi, che in realtà è un fenomeno che stanno vivendo più chi meno quasi tutti i settori dell'intrattenimento, per un semplice motivo, perché siamo appunto in un'era di iperintrattenimento, siamo in un'era dove la vera risorsa scarsa è diventata il tempo libero delle persone. Ma banalmente, insomma, se pensiamo alle nostre vite, quante occasioni di intrattenimento abbiamo oggi rispetto a quelle che avevamo anche solo 5-10 anni fa? Si è tutto moltiplicato in modo esponenziale, e ora la vera difficoltà per chi produce intrattenimento in realtà è scontrarsi contro ecosistemi che vanno a confliggere e che vogliono tutti il tempo libero. Io, come sai, io ho sempre lavorato nell'intrattenimento, quindi ognuna di queste piccole parti, che siano i fumetti, che siano i giochi, che siano i videogiochi, che sia lo streaming, va a toccare il nostro tempo libero fino a che non diventa soluzione, non diventa saturo. Quindi il problema vero è capire come fare a sopravvivere in un mercato che è sempre più è complicato, un po' perché anche qui Disney ci è arrivato un po' successivamente, diciamo così, al mondo streaming da battaglia, no? Aveva una posizione comunque molto privilegiata, storica, ed ora ci troviamo appunto alla perdita di 1,3 milioni di iscritti, o meglio, di persone che seguono queste piattaforme streaming. Secondo te è anche un problema di time to market, cioè nel senso che non tutti perdono, no? Cioè magari chi ha una posizione poco chiara, oppure ci arriva dopo, oppure è ridondante, oppure veramente siamo nell'era di troppo intrattenimento? Ma io credo che sicuramente, ovvio, non è un discorso delicato, dipende anche dal prodotto che porti, perché ricordiamo quando arrivò Netflix deflagrò sostanzialmente, perché portò una value proposition che nessuno aveva mai visto, cioè una quantità di contenuto inimmaginabile a un prezzo ridicolo, e quindi l'esplosione arrivò lì. Anche Disney Plus, quando fu lanciato, aveva una proposizione simile, anche se, come ricordi giustamente tu, è arrivato molto dopo il fenomeno dello streaming. Tant'è vero che Netflix per lungo tempo ha avuto i prodotti Disney prima che si aprisse Disney Plus, facevano le serie Marvel. Sicuramente c'è un tema di time to market, sicuramente c'è un po' quello, cioè per me è un po' come la respirazione, no? C'è un momento in cui ci si accorge che c'è una nicchia, ci entrano un numero incredibile di competitor, e a un certo punto l'esigenza che hai, un po' come fece Netflix, era quella di fare una somma, un servizio che si mangia gli altri, no? Adesso viviamo in un momento dove c'è un'offerta ridondante, cioè perché Netflix spazzò via la Pay TV classica? Perché la Pay TV classica doveva avere 18 servizi che costavano 50 dollari l'uno, e Netflix ti diceva con 9 euro al mese sei a posto, 9 dollari al mese sei a posto. Adesso stiamo tornando, mutatis mutandis, a quel punto dove invece devi avere, non so te, io ho 5-6 servizi in abbonamento di streaming.
Io sto cominciando a fare dei clutteri, cioè sto cominciando a cancellare cose e a diminuire, anche perché, Renato, nel senso, va bene essere presenti, va bene essere informati, ma non posso avere 4 applicazioni per vedere il calcio, 10 per vedere le serie, 9 per vedere, cioè, nel senso, a un certo punto il tempo è quello. La domanda poi che ti faccio è: quindi noi consumatori arriviamo a un punto in cui ci accorgiamo stupidamente in maniera successiva di non avere tutto quel tempo per vedere, oppure anche per la contrazione dei consumi che stiamo vivendo un po' tutti, oppure in realtà ci facciamo abboccare sempre da qualche amo, da qualche esca succulenta della nuova serie, del nuovo film? Allora aspetta, faccio l'abbonamento per vedere questa cosa, perché e poi il comportamento è identico, no? Sì, sì, assolutamente. Cioè, io credo che a livello, ormai stiamo tutti metabolizzando un po' il prodotto streaming, che prima era un prodotto completamente nuovo, e quindi ovviamente lo volevi provare, volevi il nuovo servizio, però adesso vive di picchi che sono legati a dei prodotti, mentre prima quello che ti esaltava era il servizio, adesso quello che ti esalta è il prodotto, cioè la nuova serie Netflix, è il nuovo successo di Amazon, non è più il servizio in sé, perché il servizio in sé in un qualche modo lo dai per scontato. E quindi anche il fenomeno di Oponopof che hai adesso, cioè mi disiscrivo, esce la serie, mi guardo la serie, mi disiscrivo di nuovo, è figlio di quella mentalità lì, che è un po' la mentalità, certo, post il concetto di abbonamento, perché diventa una cosa dove veramente vado e diventa quasi, e torna ad essere di nuovo un pay per view, cioè voglio vedere la serie, allora faccio l'abbonamento, finisce la serie, sono a posto. Ecco, infatti, per evitare, diciamo così, e qui andiamo sulle speculazioni, per evitare l'effetto compagnia telefonica, no? È come magari qualche anno fa, qualche decennio fa, dove si cambiava a compagnia telefonica in base anche all'abbonamento, cosa lo dico per i giovani, no? Sì, abbiamo vissuto in questa guerra telefonica, ma ancora oggi molte compagnie hanno le condizioni migliori per i nuovi abbonati che per gli storici. Esattamente. Non varrebbe veramente la pena di dire pay per view, cioè nel senso... Come fa Apple Plus, tra l'altro, o anche la stessa Amazon sta cercando di fare questa metamorfosi, cioè io ti faccio accedere alla piattaforma Apple, se sei cliente Apple, per diversi mesi gratuitamente, ma se vuoi vedere il nuovo film appena uscito il cinema, dicendo paghi, se no non vedi niente. Ma io credo che molte la vera sfida sia davvero quella di tornare ad avere una piattaforma unica su cui vai a consumare, perché non... Apple fa così, giustamente, come ricordi tu, Amazon in Italia e credo anche in tutta Europa faccia così, mentre in altri paesi Prime si paga, insomma negli Stati Uniti Prime si paga, però è esattamente questo, cioè devi avere, la sfida è sempre quella di avere un hub principale che è quello dove tu vai a comprare, perché soltanto il momento subscription non ti basta coprire i costi, penso che ormai l'abbiamo capito, ce l'ha insegnato anche l'esperienza di Netflix, no? Che pure ha avuto un vantaggio prime mover spaventoso, ha fatto un po' il lavoro per gli altri forse, ed ora si trova anche un po' a leccarsi le ferite per essere stata l'azienda prima a muoversi, poi tendenzialmente non la prima a entrare in utile, perché anche c'è questo ragionamento, no? Noi abbiamo parlato anche spesso quel caffettino per quanto riguarda Spotify, dove lo utilizziamo tutti, però siamo lungi da essere totalmente in piedi, ecco, dal punto di vista degli utili e delle prospettive. E su questo martedì abbiamo parlato nel caffettino, Renato, di una nuova funzionalità in cui l'intelligenza artificiale va a fare un lavoro di personalizzazione degli spot, delle view. Quasi ci fosse l'alternativa dell'advertising di nuovo in piedi. Cosa ne pensi? Cioè, credi che oltre a pagare un abbonamento super economico e a dover pagare i film, dobbiamo anche vedere la pubblicità? Ah, questo, beh, credo che ormai sia come sempre, no? Quando si satura il mercato, quello che vedi sono i prezzi che si alzano e l'arrivo del marketing, quello che tutti chiamano marketing, insomma, la pubblicità, la voglia di, la necessità di farsi vedere all'interno di un mercato saturo. Credo che insomma anche siamo appena reduci dall'esperienza di Sanremo, dove vedi tutti i più grandi portali di streaming che fanno pubblicità perché hai bisogno di posizionarti, hai bisogno di raggiungere gli utenti. A volte spari nel mucchio, quindi prendi Sanremo, a volte hai bisogno di andare iper verticale e in quel caso ovviamente sempre di più stiamo vedendo
degli strumenti che ci aiutano in realtà ad arrivare sempre più alla persona specifica, e credo che in futuro ne vedremo delle belle, nel senso che ormai siamo talmente tanto tracciati, ci sono gli strumenti per fare un marketing 101 vero a milioni di persone, come mai avevamo avuto in passato, come l'intelligenza artificiale. Cioè adesso io posso avere una pubblicità che è la mia, generata al momento con tutti gli show che dovrei guardare, un po' inquietante, cioè fa un po' veramente futuro distopico, però oggettivamente sempre se funzioni, perché la logica oggi delle AI, per come la stiamo vivendo, per le AI diciamo 1.0, la vecchia e cara machine learning in realtà non ci ha portato molto lontano, cioè ci ha fatto vedere, ascoltare della musica che in teoria era, ci doveva piacere di più perché era simile a quella che già ascoltavamo, però funzionava poco da un certo punto di vista. Quindi non vorrei che gli spot siano spot precisi per noi, però sono sempre gli stessi, però ci comunicano sempre la stessa cosa. Senti, ti voglio portare su un ultimo piano, no? Sono usciti chiaramente gli ultimi dati, poi le commenteremo anche in una puntata a sé, sulle analisi del 2024, sul nostro comportamento online. E per la prima volta nella storia i social network non sono più il primo motivo per cui noi ci colleghiamo online. Quindi al di là di un famosissimo libro, La fine dei social, che dovete acquistare, leggere, tu hai già acquistato, che preannunciava le ultime copie disponibili, che preannunciava questa cosa. In primis ci sono chat e messaggistica, e in fondo c'è intrattenimento al 40%, quindi siamo quasi a settima, ottava posizione. La domanda provocatoria è: stiamo tornando verso un parliamo solo con le persone che stiamo, e l'intrattenimento è quella musica, quel film di sottofondo che guardiamo quando ci siamo per addormentare? Cioè non ci stupisce più? Stiamo tornando indietro? Questo, beh, tanto visto che il libro è tuo lo sai meglio di me, insomma, però sicuramente un'idea, no? Secondo me è proprio una riflessione sull'intrattenimento, no? Cioè, nel senso, sull'intrattenimento in generale, cioè quanto noi ci, anche su quando parliamo dei social, quanto noi ci fidiamo delle persone che seguiamo, quanto le riteniamo credibili, quanto sono nostre amiche o sono soltanto una forma di intrattenimento, perché credo che sia questa, no, il vero divide che stiamo vedendo adesso, che una volta riuscivi a far breccia tramite banalmente gli influencer perché li sentivi più vicini, più amici. Ora hai la percezione smaccata che sia pubblicità, e quindi va di nuovo da quella parte, va di nuovo dall'altra parte in un qualche certo, modo, diciamo, no? Non solo il caso Chiara Ferragni, ma proprio una disaffezione verso, diciamo, dei talent che non assomigliano a Corrado che ti vendeva il camoscio d'oro per gli anziani, o Gerry Calà il cantatù, perché erano il caso del talento, no? Pochissimi talenti che tu riconoscevi come amici, adesso invece vedi Proctoguru che ti vogliono vendere i loro prodotti. Però sul fattore intrattenimento, quindi, per me è un dato questo, cioè nel senso che comunque neanche le serie TV, neanche i film che oggi vediamo sulle piattaforme streaming che traballano, riescono a uscire dall'iperintrattenimento. Ma perché anche tornando al discorso tempo, no? Cosa sta riuscendo a sopravvivere? I contenuti corti, i contenuti assolutamente fruibili in un modo, in una modalità snack. Cioè, penso anche a un mondo che mi è caro come quello del fumetto. Cosa è sopravvissuto più di tutto? Zero Calcare, che era nato con un contenuto snack. Poi dopo, una volta che ti ho conquistato il contenuto snack, riesco a farti vedere altri prodotti, a entrare di più nel mio mondo. Ma l'intrattenimento adesso è veramente fatto per buonissima parte di un contenuto molto complicato, molto lungo da fruire, non complicato, ma lungo da fruire. Non a caso vedi, probabilmente non ho la classifica sotto mano, mi citavi, probabilmente il gioco su mobile vince sull'intrattenimento, perché il gioco su mobile dura 2 minuti, 3 minuti, ho fatto una partita. Una puntata di una serie mi chiede 30, 40, 20, anche 20 minuti che non ho più. Cioè per la nostra generazione il prodotto di intrattenimento breve era 20 minuti. Per questa generazione nuova il prodotto di intrattenimento breve è 30 secondi, 1 minuto. Wow. È complicato. Cambia il mondo, assolutamente. Renato, ci vediamo presto, grazie per la supervisione come sempre, seguitelo credente su LinkedIn che fa dei post interessanti e anche un po', come piace a me, un po' così, non polemici, ma
cercano di stimolare. Di stimolare. Commento, di commento stimolante, dai, di commento stimolante. Grazie mille. Grazie a te, a voi, ciao. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, puntata numero 1640 che va in archivio. Abbiamo parlato di intrattenimento, ma se ti piace il caffettino e non vuoi perdertelo, seguilo qui su Spotify, seguilo sulle app di streaming audio. Mi raccomando, metti segui, attiva la campanellina, metti 5 stelle, ma soprattutto torna domani che abbiamo il super riepilogone della settimana.